tanti, per cercare di capire dove eravamo rimasti l'anno scorso. L'anno scorso noi ci siamo visti ed eravamo in pieno iter da agenda digitale. Ve la ricordate la cabina di regia? Qui c'è Roberto Scano che, come dire, compagno di mille battaglie, e lui provava a portare all'interno della cabina di regia, dell'agenda digitale, una serie di battaglie. E noi ci dicevamo: attenzione, che rischio è questo? Il rischio è che accada quello che diceva Flaiano, no? Cioè che invece di c'è questo aforisma che dice: ti presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora l'assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all'ufficio competente che sta creando. Guardate, questo è come è stata fatta fino ad oggi l'innovazione in Italia, e cioè invece di digitalizzare la pubblica amministrazione abbiamo analogizzato le nuove tecnologie. Pensate ad esempio, la definizione è del professor Stefano Epifani, devo dare i credits perché mi sembra assolutamente calzante e corretta, ma guardate, andiamo subito a vedere come questa cosa sia successa. Io la faccio sempre questo esempio: voi avete ricevete delle PEC? Sì, assolutamente. Come vengono protocollate queste PEC? Beh, mi è capitato di vedere che in uffici anche di rango ministeriale, ovviamente non farò il nome del ministero neanche sotto tortura, le PEC vengano stampate, gli venga applicato un adesivo con un codice a barre e successivamente il documento venga scansionato per essere acquisito al protocollo informatico. E ditemi se Flaiano non ci aveva visto lungo nella sua attività e nel suo aforisma di ormai diversi decenni fa. In realtà invece a cosa dovrebbero servire le nuove tecnologie? Perché oggi noi siamo qui e parliamo di nuove tecnologie. Le nuove tecnologie dovrebbero servire a fare questa cosa che il mio professore, il mio maestro, che si chiama Renato Burruso, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione ed uno dei degli inventori dell'informatica della pubblica amministrazione, colui che nel 1950, sì, avete capito bene, nel 1950 avviò il progetto del CED, del Centro di Elaborazione Dati della Corte di Cassazione, diceva che alla fine l'informatica, se io sono una pubblica amministrazione, mi serve sì per essere più efficiente, sì per risparmiare, ma soprattutto mi serve per migliorare la qualità della vita dei miei utenti. Questa è una cosa che lui diceva nel 74, poi mi dite come si fa a non voler bene ad un maestro di questo tipo. Dice: come se la vita, come se l'utente non avesse altro a cui pensare, come se la vita non fosse già di per sé stessa molto più complessa per tutti rispetto a quella di un tempo. Quindi questo è il fine ultimo dove dobbiamo arrivare, perché altrimenti, persi tra mille adempimenti, noi ci dimentichiamo di dove dobbiamo portare la macchina amministrativa. E però, come dire, questa è sempre per il dove siamo rimasti. Questa è l'informatica nella pubblica amministrazione italiana. Guardate che questa foto è molto più efficace di tanti trattati di scienza dell'amministrazione. Quella cosa che io vi ho detto della PEC, che viene stampata, è questa qui. Cioè, io ho imparato che nell'amministrazione cartacea sbianchettavo il documento per cancellare, lasciamo perdere che non era consentito su documenti ufficiali, però per darlo come concetto, e replico lo stesso modus operandi sulle nuove tecnologie, e mi rendo conto che non va bene. Perché la tecnologia da sola non fa miracoli, cioè tutti voi ormai avete internet, avete i computer, avete i software, ma se noi non capiamo come introdurre la tecnologia all'interno della nostra amministrazione non funziona. E allora già da qualche anno esiste una norma che si chiama Codice dell'Amministrazione Digitale, Mario Varini ve ne parlerà poi dopo quando parlerà di dematerializzazione, norma che è stata rivista da ultimo da due norme, un decreto 235 del 2010, questa roba ve la lascio magari per andare veloce all'attualità, e il nuovissimo decreto legge 179 del 2012, la famosa agenda digitale italiana, no? La montagna finalmente ha partorito il topolino, da marzo che ne parlavamo qui, da questa sala l'anno scorso, finalmente a dicembre abbiamo in gazzetta ufficiale la norma che prevede questi ambiti di applicazione, con particolare attenzione anche alla scuola. A me il concetto che interessa sul CAD è uno, e cioè che la carta ormai è arrivata ad esaurimento, e quindi se io sono bravo, i messaggi che vi faccio passare sono due: il primo, il tasto stampa dei vostri computer deve essere eliminato, e il profilo secondo è che voi dovete odiare il collega che vi porta un pezzo di carta, perché vi sta creando una complessità di tipo economico, organizzativo e tecnologico. Se noi, come dire, metabolizziamo questo, allora sarà facile capire che cosa sta succedendo. Quando parlo di switch off significa che la carta non è più, le modalità tradizionali non sono più legittime. Guardate, questo è quest'anno, no? 2013, che succede nel 2013?
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono nulli se non sono firmati con firma digitale. I contratti di lavori, servizi e forniture sono nulli se non sono fatti in modalità telematica, a modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 163 del 2006. Le comunicazioni tra pubblica amministrazione devono avvenire tra PA solo telematicamente, articolo 47,1 bis del CAD, in vigore dal 1 gennaio 2013, dice che se io continuo a mandare una raccomandata ad una pubblica amministrazione c'è responsabilità per danno erariale, responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Non dal 1 gennaio 2015, dal 1 gennaio 2013. Se il cittadino, sempre dal 1 gennaio 2013, mi dice che vuole ricevere da me comunicazioni telematiche, io sempre dal 1 gennaio 2013 devo essere in grado di consentirglielo. Attenzione, questi sono quelli maturati. Ma nel corso del prossimo anno noi avremo dal 1 giugno obbligo di consentire pagamenti informatici, dal 1 luglio le comunicazioni con le imprese potranno venire solo in modalità telematica e entro il 1 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 63 sempre del CAD, tutti i servizi dovranno essere online. No, perché io faccio questa premessa del codice dell'amministrazione digitale che è doverosa per me? Perché altrimenti io il decreto trasparenza non lo capisco. Il punto di partenza e che viene dato per scontato dal decreto trasparenza 33 del 2013 è che queste cose siano fatte. Se io non digitalizzo il back office del mio ente, io non sarò in grado di rispettare il decreto trasparenza, punto. Non sarò in grado quindi di fare in modo che il sito della pubblica amministrazione possa evolvere. Attenzione, domanda classica, ma voi non la fate più perché voi siete bravi. La domanda, questo è l'albo pretorio, no, di un paesino della Lucania, io sono lucano, era l'albo pretorio di un paesino della Lucania che ancora c'è, no? Anche se ormai non ha più alcuna validità legale, lo sapete, dal 1 gennaio 2011. Quando mi dicono, e Roberto Scano ve lo dirà dopo, una delle grandi conquiste dell'agenda digitale è stata quella di eliminare o almeno nelle intenzioni, i PDF a immagine dai siti web degli enti, che al momento costituiscono tra l'80 e il 90% dei documenti, forse di più, tra l'85% dei documenti pubblicati agli albi dell'ente, e gli enti mi dicono, ah ma questo per me è un problema. E ma perché è un problema? È un problema perché gli originali dei documenti non vengono fatti a norma. Articolo 40 del decreto legislativo 82 del 2005, cioè del codice dell'amministrazione digitale, dice che le PA formano gli originali dei propri documenti con strumenti informatici. Ora, formare l'originale di un documento non significa utilizzare il PC come macchina da scrivere voluta, per cui io scrivo e poi stampo, firmo e timbro. Formare un originale con strumenti informatici significa formare un originale autoconsistente, quindi scriverlo, formare il file, firmarlo digitalmente e conservarlo digitalmente negli archivi. Se io faccio così, quella norma sull'accessibilità non è uno spauracchio, lo è se io continuo a lavorare come la vecchina che sbianchettava sullo schermo che abbiamo visto prima. Ovviamente dobbiamo silenziare sicuramente il telefono. Quello che diceva prima il direttore, questo è il rapporto Istat 2011, io lo cito, il 94,2% delle persone dai 6 anni in su che ha un computer a casa sa usare un motore di ricerca. All'età in cui io facevo le A con le stanghette, i bambini sanno utilizzare un motore di ricerca, non è solo un fatto di giochi, è un fatto di interazione. Queste sono persone che quando tra qualche anno diventeranno vostri utenti vorranno interagire con voi in quella modalità e non ci staranno a fare il bollettino di conto corrente postale. I siti della pubblica amministrazione, come voi sapete, ce lo diciamo da tanti anni, hanno avuto una serie di novità da un punto di vista di caratteristiche tecniche, il dominio.gov.it, la normativa in materia di accessibilità di cui parlerà Roberto. Ma noi oggi ci dobbiamo interessare dei contenuti obbligatori. Allora, io credo che alla luce dell'ultima normativa possiamo fare un punto della situazione e dire che oggi il sito di una qualunque pubblica amministrazione italiana e in particolar modo di una scuola debba avere quattro macro aree.